Direttissima, siamo al terzo giorno del Fantacalcio dei Sogni Christmas Edition. Amici di Più 3 Fantacalcio, benvenuti alla nostra diretta delle 20:30 e grazie ovviamente di essere con noi anche questa sera. Ci sono grandi novità a proposito del Fantacalcio dei Sogni, perché siete sempre di più a giocare con noi e questo ci fa veramente molto ma molto piacere. Oggi è la terza giornata, quindi cavaliamo proprio questa sera alla metà dell'edizione di Natale del Fantacalcio dei Sogni e per adesso abbiamo ancora in testa, dopo due giornate, ancora Alberto Bianco, che è riuscito a mantenere la prima posizione, quindi complimenti ad Alberto Bianco e ovviamente il primo saluto va ad Alessio Balconi, che in due giorni su tre è il primo a salutarci. Ciao Terenzio, ciao Gianluigi Angarano, Manuel Iannessa, non potevi mancare neanche tu. Laumat, buonasera e buonasera a tutti gli amici che ovviamente parteciperanno alla nostra diretta. Mancano un po' di quote rosa, ma spero che arrivino e nell'attesa dell'arrivo delle quote rosa ovviamente io faccio i complimenti a Gaia Salvaggio, che nella classifica di giornata è riuscita a conquistare il 20% di sconto sui nostri capi più tre. Sono tre i fantallenatori che hanno conquistato questo grosso vantaggio e invece per quello che riguarda la classifica generale, come al solito vi ricordo che ci sarà la possibilità addirittura di avere un capo più tre al 50%. Io dovevo iniziare la nostra diretta con la scelta della giornata, invece come al solito mi sono perso in chiacchiere. Questa è la giornata e adesso andiamo immediatamente a vedere quali sono state le partite sorteggiate, visto che mi sono già portato avanti con un po' di chiacchiere, ora mi converrà stringere i tempi. E allora chiedo per oggi una sola giornata video, che è quella, una sola partita video, che è quella di Verona. Ok, benissimo. Partiamo dalla giornata in corso. Perché? Perché aspettiamo che arrivi anche qualche novità dal punto di vista della classifica. E visto che noi sappiamo bene che più tre porta bene, perché lo ripetiamo ormai da tanto e ci sono anche i fatti a darci testimonianza, posso dire con certezza che il nostro capo classifica è colui che fino adesso si è portato a casa una fantastica felpa girocollo e una fantastica maglietta bomber più tre, se non ricordo male. E allora cosa facciamo? Andiamo a vederci insieme. Ciao intanto Giovanni Di Dario. Andiamo insieme a vedere quelle che sono le nostre felpe più tre, per le nostre magliette t-shirt più tre della linea Bomber. La linea Bomber, come sapete, è quella legata, diciamo, più agli aspetti meno legati a più tre, ecco, mettiamoli così. Abbiamo scelto delle pose e dei movimenti tipici del calciatore che segna, che esulta, che in qualche modo è legato a quella che è il tipico gesto, il tipico vantaggio di chiunque faccia un gol, e cioè segni un più tre. Qual è questo vantaggio? Logicamente è quello di segnare. Voi vedete in copertina Dejan Kulusevski, il giocatore della Juventus ex Parma, che è stato molto gentile a posare con la nostra maglietta, con una in particolare, la maglietta bomber scivolata, eccola qui, ve l'ho fatta vedere prima davanti e poi dietro. Davanti potete vedere appunto la scivolata con il contorno della scritta gol, inevitabile e immancabile anche sul braccio sinistro della maglietta il marchio più tre con la fascia da capitano, e invece nella parte retro la scritta più tre dietro proprio al collo, altro segno che abitualmente noi mettiamo nelle nostre magliette. Vedete anche la faccia e il viso e il corpo di Dejan Kulusevski con la nostra maglietta più tre, e qua altre fotografie che lo ritraggono appunto con i capi più tre. Se volete essere come Dejan Kulusevski non potete fare a meno che indossare una t-shirt più tre, ma come sapete bene le t-shirt più tre non sono solamente quelle della linea Bomber, ma sono anche quelle della linea Gold Plus. E quindi la linea Gold Plus, come potete vedere nell'immagine, sono una, due, tre e quattro. Le abbiamo fatte in due versioni, in due colori, blu e gialla e verde e bianca. La mia preferita, ve la faccio vedere subito, è questa, la pennellata blu e gialla fluo.
prezzi scontatissimi, 20% di sconto ancora fino al 31 di dicembre, da 45 euro a 36 euro. Quindi è un vantaggio enorme dal punto di vista economico, è un vantaggio per il fantallenatore che indossa la nostra t-shirt linea Gold Plus e, come sapete, prende tutti i vantaggi positivi di avere una maglietta più 3, perché più 3, ve l'ho detto, che porta bene. Io ritorno in diretta da voi mentre continua il lavoro all'interno della nostra redazione Grande Dejan, Manuel Iannessa. Tra l'altro, Dejan è stato così carino da autografarci una maglietta che presto cercheremo di mettere all'asta per tutti coloro che avranno voglia e desiderio di avere una maglietta più 3 firmata da Dejan Kulusevski, e aiuteremo in questo modo anche l'ospedale maggiore di Parma, in particolare il reparto di oncoematologia pediatrica, perché una parte, questo è una è in linea generale, una parte dei guadagni che avremo con la nostra azienda con più 3 nella vendita delle magliette, delle t-shirt, delle tute, vorrà e dovrà essere a servizio dei bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Parma. Questo è un principio che ci siamo dati all'inizio del nostro percorso, che è ancora molto giovane perché ha poco più di un anno. Quando inizieremo a fare un po' di guadagni, sicuramente, e ve lo dico per certo, che più 3 si metterà a disposizione dell'ospedale di del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Parma. Intanto salutiamo i nuovi amici che ci hanno raggiunto. Francesco Gibilterra, buonasera a te e a tutti. Luca Puddu, grazie di essere con noi, amico mio parmigiano, è un piacere averti in diretta. Alberto Bianco, è arrivato anche il capo classifica. Due giornate di fila in testa al fantacalcio dei sogni, complimenti Alberto Bianco, e ti dico che non è un caso che abbia preso la felpa girocollo e la t-shirt di più 3 non da poco. Gioca amico top, bravo Alberto Bianco, che ricordi anche il nome della Onlus a cui noi riserveremo particolare attenzione. Ripeto, nel momento in cui inizieremo ad avere dei guadagni, una parte dei nostri guadagni andrà a Gioca amico, in particolare al reparto di oncoematologia pediatrica. Valentina Batantuono, grazie anche a te di essere con noi, è un piacere, ovviamente. E infine la coppia Gioacchino Bell'Uomo e Catiuscia. Siete già sposati, Gioacchino? Scrivimi se siete già sposati, perché in quel caso siete Gioacchino e Catiuscia Bell'Uomo. Scopriremo anche se alla fine della seconda giornata sia Catiuscia sarà ancora davanti a Gioacchino in classifica e se Valentina sarà ancora davanti a Terenzio in classifica. Le coppie che scoppiano per il fantacalcio, no, speriamo di no, le coppie che stanno insieme durante il fantacalcio dei sogni Christmas Edition. Noi attendiamo ancora qualche minuto perché stiamo aspettando che arrivino i gol di giornata. Nel frattempo vi dico che avremo un solo video oggi, visto che mi sono allungato un po' troppo all'interno del discorso iniziale relativo ai ringraziamenti e saluti. A proposito di ringraziamenti, ovviamente io voglio anche ringraziare Pianeta Fanta, che come tutte le edizioni dalla seconda alla quinta, questa è già la quinta, ci ha permesso di vivere l'esperienza del fantacalcio dei sogni anche dal punto di vista meno privato, nel senso che non facciamo più solamente le leghe private, ma abbiamo la possibilità di avere anche una bella classificona generale che vi fa divertire in gruppo e che ci permette di confrontarci tra tutti in modo tale da capire chi è il bomber vero. E a proposito di bomber, permettetemi di farvi vedere anche sempre dalla linea bomber la maglietta t-shirt esultanza nera e azzurra, perfetta per tutti i fantallenatori interisti. Guardate un po' chi è il testimonial, non poteva essere che il mitico Fabio Galante, un bomber vero, di gol ne ha fatti dentro e fuori dal campo durante la sua carriera. Adesso è stato fortunatissimo a trovare una ragazza, Francesca, che è deliziosa, squisita e innamoratissima di lui come lui lo è di lei. Ma poi abbiamo anche altre due magliette belle belle. Questa a me piace tanto tanto tanto, è la linea Gol Plus t-shirt tiro in porta gialla, mio colore preferito fluo, che il nostro amico Terenzio Carrozza ha già portato nel suo armadio e che ha già sfoggiato durante l'estate scorsa in spiaggia facendo un figurone. E chissà se con la maglietta t-shirt tiro in porta, questo lo chiedo a Valentina,
il nostro Terenzio attira ancora di più le attenzioni delle gentil donzelle, quello ce lo deve dire lei e magari ce lo può dire anche lui, anzi forse lui negherà, ma Valentina ha l'occhio vigile e quindi ci saprà dire la verità. Ragazzi ci siamo, torno in diretta nonostante non abbia fatto vedere ancora la maglietta, quella con la rovesciata, perché sposati da 2 anni nonostante il fantacalcio, se l'amore resiste al fantacalcio è amore vero, grande Gioacchino e Catiuscia Bellomo. Allora a questo punto dicevo è arrivato il foglio con i gol e ovviamente volendo concludere la parte di sponsorizzazione di Più 3 con il nostro bel foglietto con il sito internet dove potrete trovare tutti i nostri capi e ovviamente tutti i nostri sconti del 20% sui capi, ecco qua www.più3.it. Basta chiacchiere, io ci provo a smollarlo, ma se lo carica, ma non se lo carica nessuno. Adesso siamo lanciati, anzi Valentina Batantuono, io mi aspetto, quando succederà, un invito per il matrimonio. Sarà bellissimo partecipare al matrimonio di 2 fantallenatori o di 1 fantallenatore della sua magnifica sposa. La felpa girocolle, oltre che veramente bella, è super comoda. Grazie a quella che ho messo ieri, Alberto Bianco, e magari domani la rimetto, magari domani mi metto una delle nostre t-shirt per farvi vedere anche quella. Terenzio numero 1, Mastrofanta, presente con 2 account. Uno con Gioacchino e l'altro Mastrofanta. Bravissimo. Mastrofanta, sì. Ottimo, 2 account per noi. Comunque, stavamo dicendo, basta perdere tempo e trasferiamoci immediatamente hasta il matrimonio di Terenzio, Fiore di Feo. Sarà contentissima Valentina Batantuono, ma potrebbe essere il primo ritrovo di tutta la Lega, gli amici di Più 3, che adesso sta giocando un primo fantacalcio e si sta divertendo tantissimo. Se avete voglia e curiosità di andare a vedere cosa sta succedendo, www.più3.it, blog di Più 3, e riuscite a trovare tutti i risultati e come stanno andando attualmente e come sta andando attualmente il nostro fantacalcio. Siete tutti invitati, grazie Valentina, porteremo un bel regalo, anzi porteremo le nostre felpe e in più un bel regalo. Terenzio Carrozzo, non ridere troppo che se stasera sei ancora dietro a Valentina ti tocca lavare i piatti. Cellulare scarico, ha passato, ok, benissimo, si parte con gli anticipi del sabato della nostra terza giornata del Fantacalcio dei Sogni. E il primo gol è un gol del capitano della nazionale italiana, campione del mondo del 2006. Troppo facile, inizio veramente slow, vi aspetto. Stasera voglio la doppietta di Kakà. La richiedevi anche ieri, vediamo se riusciremo in qualche modo a far segnare Ricardinho Kakà. Comunque stavano dicendo che il primo gol invece arriva dal capitano della nazionale campione del mondo. Lo so che la domanda è fin troppo semplice, largo a voi per la risposta. Ho pronto poi un'altra domanda altrettanto interessante. Bravo Cannavaro F. Terenzio e Alessio Emanuel sono stati i primi 3 questo giro a rispondere alla nostra domanda. Alessio Balconi, primo in assoluto, lo vogliamo dire immediatamente. Giovanni Di Dario è arrivato anche lui con Cannavaro, Fabio Cannavaro. 34esimo, Inter 1, Regina 0, gol di Fabio Cannavaro. 42esimo, altro anticipo, Modena-Juventus 0-1, un gol. Chi invece ha sbagliato il rigore nella finale dei mondiali? Lo sapete tutti benissimo chi è. Ci aveva anche fatto soffrire con il golden goal agli europei. Stiamo parlando di un attaccante della Juventus che si chiama, aspetto il primo nome, mi immagino che sia Alessio ancora a rispondermi per primo, colui che ha sbagliato il rigore nella finale dei mondiali. Forza ragazzi, rispondetemi. Il primo questa volta è Antonino Giacalone, rapidissimo. Antonino Giacalone, 3 seghe. Terenzio Carrozzo, secondo anche questa volta. Manuel Iannesta, Mastrofanta, Francesco Gibilterra, 3 gol, Giuseppe Masala, bravissimo. Alessio Balconi questa volta è arrivato un po' più tardi, Giovanni Di Dario da lontanissimo, Valentina a Cannavaro e quindi Terenzio Carrozzo, ai, inizia a prendere i guanti e il Nelson Piatti perché è il momento di lavare, è già giunto il momento di lavare. 3 seghe anche per Giovanni Di Dario, bravi ragazzi. Non finisci qui. Chi era il giocatore dell'Inter nigeriano che correva velocissimo e che faceva in quell'anno la spalla di Vieri spesso e volentieri?
faceva la capriola quando segnava, faceva la capriola quando segnava. Stavo dicendo Zidane, Zidane ha toccato la traversa e poi il pallone è entrato purtroppo, ma per come è andata benissimo così. Un Antonino Giacalone scatenato dopo aver atteso per il gol, per il nome di Cannavaro, poi con Trezeguet e Martins ha realizzato una doppietta fenomenale. Quindi Antonino Giacalone primo, Terenzio secondo, Manuel Iannessa terzo, Francesco Gibilterra, Giuseppe Masala, Alessio Balconi, Fiore Di Feo, Gianluigi Angarano, tutti che hanno detto giustamente Oba Oba Martins, anche Giovanni Di Dario, Oba Oba Martins, Gaia Salvaggio in panchina, mannaggia, speriamo che ti entri. Ieri abbiamo fatto già la domandona sulla furia cieca, Nedved, e quindi Modena-Juventus va sul 2-0 grazie al gol di Pavel Nedved. Secondo me qualcuno di voi ce l'ha Pavel Nedved in campo. Ricordo, siete in tantissimi adesso, andate tutti alla fine della nostra diretta su www.più3.it, potete trovare i nostri capi al 20% di sconto ancora fino al 31 di dicembre e poi gli sconti svaniscono. Quindi mi raccomando, se volete finalmente farvi un regalo per voi, cari fantallenatori, basta regali agli altri, è il momento di farvi il regalo per voi, prendetevi la vostra felpa più tra la vostra t-shirt, bomber o gol plus, perché porta bene, perché sono belle, perché con loro vedrete tante partite e tanti gol dei vostri giocatori, delle fantasquadre che avete creato. Nedved in panchina, ai. Io ho Nedved e Trezeguet. Diego Bertoncello parte alla grande e si preannuncia una grandissima sfida, se non ricordo male, con aveva detto Gaia che aveva messo in campo qualcuno? Non ricordo più con chi fosse, comunque è un bel testa a testa, Nedved e Trezeguet in panchina per Mastrofanta, ai. Se Diego Bertoncello esulta, Mastrofanta trema, perché se non ha qualche inevitabile, perché ci può stare, mancanza negli 11 titolari, Nedved e Trezeguet si mette 2-3 in panchina. Chi abbiamo poi? Ala esterno olandese arrivato dall'Arsenal nell'Inter. In quell'anno va a segnare al 50esimo il terzo gol per l'Inter contro la Regina. Esterno olandese, che poi ha fatto una brutta fine perché non ha fatto una gran stagione e da lì è iniziato il suo declino, che ha giocato nell'Arsenal prima di arrivare Giovanni Di Dario, sei fortissimo. Van der Meijde, Terenzio Carrozzo, io ti chiamerò questa sera l'eterno secondo, perché arrivi sempre un centesimo dopo il primo. Il primo cambia, ma la nostra fissa è Terenzio Carrozzo secondo nel darmi il nome. Comunque giustissimo. Van der Meijde porta sul 3 l'Inter. L'arciere Van der Meijde. Bravo Francesco Gibilterra, che mi dà sempre una chicca in più e mi racconta anche qualche aneddoto curioso. In una parola, in questo caso, l'arciere, perché quando segnava lui faceva così. E poi abbiamo un centrocampista, connessione, non lo ricordavo, all'Arsenal. Dici che ho sbagliato io, secondo me era all'Arsenal. Ho detto una boiata, ragazzi, spero di non averla detta. Voi datemi conferma che fosse all'Arsenal Van der Meijde. Poi dopo magari, mentre vediamo i gol della partita di Verona, vado anche a curiosare. Comunque, io me lo ricordavo lì. Centrocampista, e questo qui non lo sbaglio. Centrocampista che con Mendieta e Kili Gonzalez era il perno del centrocampo del grande Valencia di Cooper, Ajax e Inter. Allora ho detto la boiata, Francesco Gibilterra e Terenzio Carrozzo, grazie. Ma segnò in Champions all'Arsenal, ecco perché me lo ricordava, Ajax mi sa. Bravi ragazzi che siete attenti, soprattutto tu Giuseppe Masala che mi hai bacchettato nel momento in cui ho detto una castroneria. Su questa comunque non la sbaglio. Bravo Giovanni Di Dario, sei il primo anche a dirmi fare i nos. 4-0 per l'Inter e poi 5-0 con Julio Ricardo Cruz e 6-0 con Bobone Vieri. Ricapitolo i gol di questi anticipi del sabato, perché sono stati tanti e sono stati super interessanti per voi che li avete messi in campo, i grandi campioni. Inter Regina e Modena Juventus, una terminata 6-0 e l'altra terminata 2-0 per la Juventus, Trezeguet e Nedved. Per l'Inter Cannavaro, Van der Meijde, Oba Oba Martins, Farinos, Cruz e Vieri.
Quindi, amici, sbizzarritevi, ditemi chi vi ha segnato, perché immagino qualche gol vostro ce l'abbiate, tra tutti questi nomi importanti. E intanto io ho portato Yella, niente cozza. È niente cozza questo giro. Però ha già segnato due gol nelle prime due giornate, quindi credo che il suo dovere l'ha fatto Alessio Balconi. Scrivetemi un po' chi vi ha segnato e intanto io mi porto avanti con quella che è stata la partita scelta per brava Cannavaro col cuoricino, Valentina Batantuono. Dicevo, la partita che è stata scelta da farvi vedere in semidiretta, diciamo in leggera differita di qualche anno, ed è, eccola qua, Chievo-Milan. Come si è finita Chievo-Milan? Questa volta no, vedo la sovraimpressione, però lo scopriamo direttamente guardando i filmati, e i filmati ce li regala questa volta La Domenica Sportiva. Andiamo insieme e vediamo insieme cosa è successo in Chievo-Milan. Marchegiani in porta per il Chievo. Il Chievo batte il primo pallone. Calcio di partenza per i veronesi. Dida subito blocca senza particolari problemi. Questa volta è il Milan ad andare avanti. Guardate il colpo meraviglioso. Ci sarà stata la deviazione di Marchegiani? No, il tiro di riposta è finito fuori. E ancora, sempre Milan in avanti, pallone fuori, ma Marchegiani si lamenta. Ambrosini non è contento e neppure Ancelotti. Pippo Pancaro, che come sapete bene, perché ormai ve l'ho già raccontato, sta con Vincenza Cacace. Del Neri si lamenta, l'arbitro non le vuole sentire e gli dice di uscire. Espulso Del Neri. Sceva intanto per Alessandro Argeve, Manuel Palusci, Nedved e Trezeguet titolari. Io sto ancora a zero gol, Giuseppe Masala, dai che ci rifacciamo. Gaia Salvaggio anche lei zero gol, però vedo che il Milan sta attaccando con Shevchenko e chissà che segni prima della fine della partita. Ottimo recupero di Andrea Pirlo, che guarda la disposizione dei compagni, ottima finta, palla messa sulla destra per il cross bellissimo sulla testa di Andriy Shevchenko, che porta in vantaggio il Milan. 1-0 del Milan per il contro il Chievo. Gol dell'ucraino, dello zar, di Andriy Shevchenko, e il cross è di Gattuso. Guardate, di prima intenzione, palla messa al centro in maniera fantastica, non può nulla Marchegiani, colpo di testa vincente di Andriy Shevchenko. Andiamo avanti perché non è ancora finita la partita. Del Neri che manda le informazioni direttamente in panchina, Ancelotti che guarda l'orologio e non vede l'ora che finisca questo match, che il Milan sta vincendo 1-0. Rui Costa, palla messa in mezzo, tiro e gol, ma in fuorigioco evidente. Marchegiani non si lamenta, non è in fuorigioco, e infatti non è in fuorigioco. Milan va sul 2-0. Entra Santana per il Chievo, di cui abbiamo già parlato anche ieri. Cross in mezzo, il cross si trasforma in un tiro che però esce prima di trovare la porta. Thomasson traversa clamorosa su assist di Shevchenko, che già ne ha segnati due, quindi è un bel più 6, poteva diventare addirittura un più 7. Esce Andriy Shevchenko, pacca sulla testa di Ancelotti per il bomber ucraino. Ci prova Seedorf, para Marchegiani. Entra anche Redondo ed esce Pirlo, ma siamo ormai veramente alle ultime battute della partita. Esce Thomasson ed entra Borriello. Ci prova il Chievo a riaprire la partita, vediamo che cosa succede nell'area del Milan. Palla messa dietro e Dida che para facilmente. Ultima occasione, colpa di testa, ancora Dida che blocca. Fischio finale, Milan 2 Chievo 0, e a Verona il Milan vince la sua partita della settimana. Anche Sheva per Manuel Palusci. Sheva, Gaia Salvaggio contenta, assist di rinchio per Alessio Balconi. La tigre dell'Essa Alessandro Argese gioisce proprio con Sheva, anzi per il doppio Sheva, come sottolinea giustamente Gaia Salvaggio. E chissà che Gaia anche a questa volta ce la faccia a portarsi a casa un altro buon 20% per Sheva. Quella tuta ce l'ho
ufficiale, me la regalarono in terza liceo i miei. Grandi ricordi anche per Alessandro Argese. Il fantacalcio dei sogni ha anche questa funzione, quella di portare alla memoria tanti ricordi passati, ma tanti ricordi che fanno venire il sorriso a tutti coloro che hanno potuto vivere quei momenti, quel calcio e bene o male anche quel fantacalcio. Avevate, forse Shevchenko, l'abbiamo in tanti, Sheva Masala, quindi giustamente tu dici non fa tanto la differenza. Valentina si porta a casa anche il più uno di Gattuso e Alessio Balconi esulta con Valentina. Amici miei, io sono un po' contento per Sheva, ma Riccardinho anche oggi a secco. Speriamo in domani. Che ti devo dire, Mastro Fanta? Mi spiace Gioacchino, ma fino adesso Kakà è stato più un flop che un top. Non vorrei dire una stupidata, e adesso mi correggerete anche su questo, ma Kakà era già a disposizione del Milan in quell'anno, nella prima parte della stagione? Me lo dovete dire voi, perché avete una memoria storica più pronta della mia. Io intanto vi faccio giocare ancora con le partite della domenica, e visto che siamo già alle 20:58, Kakà giocò nella seconda parte, vedi Alessandro Argese, me lo ricordavo giusto, giocò nella seconda parte, di conseguenza io fino adesso ho estratto, se non ricordo male, le giornate 17 e 15 e questa qui in cui, mi spiace, ma Kakà ancora non è a disposizione, era riserva di Rui Costa, ok. Andiamo avanti, domenica, quinto minuto, Roberto Baggio in gol. Amici del Divin Codino, chi ha scelto Divin Codino, chi ha seguito le mie indicazioni, e cioè di non lasciare mai il Divin Codino in panchina, può gioire oggi per Roberto Baggio, Ancona 0, Brescia 1. Ricordo il suo esordio ad agosto, ad Ancona in agosto. Oggi faccio un po' così a parlare. E poi il re di Roma, l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché c'era anche Giannini. Totti al 16° minuto, Bologna-Roma 0-1. Brava Valentina che ha seguito il mio consiglio. Anche Adriano nella seconda parte della stagione giocò all'Inter, prima era al Parma. E ancora, chi è che esultava sempre allargando le braccia in stile aeroplanino? Gaia, Totti mio, Baggio titolare per Diego Bertoncello, Totti mio per Francesco e il pupone Giuseppe Masala, finalmente anche per te, ho sia Baggio che Totti, ai 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 Valentina, oggi Terenzio ne prende tante tante tante. Comunque stavo dicendo, chi è che sta Montella, bravo Alessandro Argese, Montella anche per Giovanni Di Dario, per Alessio Balconi, Terenzio Carrozzo e Alessio Balconi, purtroppo, perché cosa ti faceva Montella che esultava come l'aeroplanino? Ora vado su un attaccante, anzi su un difensore che è nato, mamma mia, io vado a memoria, ma dovrei prepararmela un attimo prima. Secondo me è nato a Savona, questo difensore, testa abbastanza calda, sempre capello molto preciso, più o meno come il mio, cioè lo portava con la riga da una parte, ha giocato nell'Inter, ha giocato nel Milan, terzino destro e poi centrale, ha giocato nella Roma perché ha segnato nella Roma, poco in nazionale, bravo Laumat, sei riuscito bene. Ditemi per curiosità, qual è stato l'indizio che vi ha aiutato a capire che era Cristian Panucci? Però l'avete azzeccato in tanti, Laumat, Mastro Fanta, Terenzio, Giovanni, Alessio, Alessandro, l'albanese Panucci, Francesco Gibilterra. Per curiosità, dai, ditemi qual è stato il suggerimento che vi ha fatto capire il pupillo di capello, verissimo. Era forse il ciuffo, lo sapevo che il ciuffo era l'indizio vincente. E, poi, non saprei, anzi saprei come darvi il suggerimento, ma eviterei perché siamo ancora in fascia protetta, va a segnare per l'Udinese al 42esimo, Fava, gol dell'Udinese 1-0 contro il Siena e di conseguenza l'Udinese si porta in vantaggio contro i Toscanacci che ha giocato in tante squadre, l'ha regalato per Valentina Batantuono che è di Savona, bravi siete veramente preparatissimi. Andiamo avanti, attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado, va a segno per la Lazio, 1-0 contro il Perugia, cambiamo totalmente dalla Roma alla Lazio,
chi è l'allenatore attuale della Stella Rossa di Belgrado. Vediamo se siete veramente preparatissimi, che tra l'altro sarà impegnato contro una italiana proprio durante l'Europa League, se non ricordo male. Dejan Stankovic, bravissimi Giovanni Di Dario e Terenzio Carrozzo e anche Giuseppe Masala e anche Alessio Balconi e Alessandro Argese. Siete tutti sul pezzo. 45esimo più due minuti, Stankovic porta in vantaggio la Lazio, anche Mastro Fanta, lo sapevo. Tra l'altro ne abbiamo parlato, credo, in una diretta proprio con Mastro Fanta. Contro il Milan, Alessandro Algese si giocherà schierato Giovanni Di Dario, Stankovic più tre per te in Europa League. E poi Antonio Cassano, chi ha messo in campo Antonio Cassano può gioire perché il Bologna va sotto di 4 gol e segna ancora per la Roma, 4-0 per la Roma. E non è finito qui. Ancona, Brescia 1-1 in rete, Berretta, e ancora il 62esimo gol del campione del mondo Fabio Grosso per il Perugia che pareggia con la Lazio. Messo in campo da Valentina Battantuono, Fantantonio per Alessandro Argese. Grandissimi fuochi d'artificio a questo giro perché tanti nomi importanti hanno segnato e di conseguenza mi immagino che questa sera in classifica ci siano dei super punteggi. Andiamo al 79esimo, questo non l'avrà schierato nessuno, ma è un attaccante del Siena, norvegese, altissimo e biondo. L'abbiamo visto ieri nel filmato, vediamo se qualcuno di voi era presente, cosciente e si ricorda di questo attaccante norvegese del Siena che abbiamo visto ieri in un video che vi ho mostrato. Sono in attesa di sapere chi è, e lo sa anche Giuseppe Masala, e non solo lui, perché lo sa anche Terenzio Carrozzo, lo sa anche l'Aumat, Giovanni Di Dario e Alessandro Argese. Non era Kerry, un Mastro Fanta, ma poteva essere lui. No, non poteva essere lui perché ho detto che era del Siena. Flo in panchina per Gaia Salvaggio, ci è andata vicina. Comunque, nel caso in cui non ti entri uno dei tre attaccanti, magari può essere lui. Flonaldo, bravo, non me lo ricordavo più che era stato soprannominato così. Ma non finisce qui. Allora, vediamo un po'. Compagno di Elena Santarelli, cari signorine, cara quota rosa, è il vostro momento. Compagno di Elena Santarelli, attaccante che va a segnare per la Lazio il gol del 2-1. Soprannominato Flonaldo dopo la partita del 1998 contro il Brasile con la sua nazionale ai mondiali. Vediamo, bravo Terenzio, qua è stato più veloce di tutti, anche di Giuseppe Masala, di Antonino Giacalone, di Mastro Fanta, di Francesco Gibilterra, di Alessio Balconi e di Alessandro Argese. Tutti si ricordavano che Corradi era il compagno della Santarelli. Vedi Valentina che non sono io l'unico a saper tutto di tutte le storie riguardanti veline, letterine, meteorine, eccetera, eccetera. Poi abbiamo ancora due gol e sono quello del 91esimo segnato da Pasquale Foggia, Empoli 1, Parma 0, e l'ultimo, facile da ricordare perché è uno dei migliori allenatori attuali, Terenzio, sei velocissimo, Terenzio è una pettegola. Siete fantastici, ragazzi, io non vedo l'ora veramente di fare una vacanza in Puglia e di venirvi a conoscere di persona. Dicevo, 94esimo, ultimo gol di giornata e siamo alle 21.05, il gol è da assegnare al più giovane dei fratelli Inzaghi. Mi dovete scrivere però in questo caso nome e cognome, perché il cognome ve l'ho già detto io, stupido anch'io a dire una cosa del genere, però insomma, qual è il nome del più giovane dei fratelli Inzaghi che ha segnato il gol del 3-1 per la Lazio contro il Perugia? Vediamo un po', Inzaghi S, che fosse Inzaghi ovviamente l'avevo detto io. Alessandro Argese, Simone, era troppo facile, mi spiace quasi finirla con un indovinello così semplice, però insomma ci sta anche quello, ne abbiamo fatti tanti questa sera, siete stati veramente preparatissimi. Secondo me domani devo avere un po' più di tempo per preparare le cose, mentre magari vi faccio vedere un filmato, io mi studio qualcosa di particolare perché siete veramente preparatissimi. Avevo già preparato Inzaghi, grande Terence, t'ho fregato io allora questa volta. Comunque, conclusione della nostra terza giornata del Fantacalcio dei Sogni con quello che è il numero della giornata che abbiamo estratto. Il numero della giornata estratta era numero
10, numero 10 per tutti gli amici del Fantacalcio dei Sogni, che a breve andranno sul sito di Pianeta Fanta, che ringrazio ulteriormente per aver fatto parte anche di questa Christmas Edition del Fantacalcio dei Sogni. E ovviamente io vi saluto ricordandovi che fino al 31 di dicembre grandi sconti su www.più3.it, che è questo, www.più3.it, e ovviamente, come sempre, come ogni sera, concludo con Forza Più 3. Amici miei, domani, stesso posto, stessa ora, 20:30, Facebook di Più 3. Baci ed abbracci a tutti. Ciao.